Ciao a tutti, benvenuti a questo update, aggiornamento, vlog, chiamatelo come volete voi. Qui è Svidoghe, che mi parla, yes! E niente, oggi volevo solo fare, diciamo, una piccola pubblicità a tre canali di tre persone molto simpatiche e molto intelligenti. Sì, perché ragazzi, dovete pensare una cosa, non dovete iscrivervi solo a un canale per i video che vedete, ma dovete pensare, è molto bello il feedback, il rapporto, il comunicare con queste persone che creano e fanno, utilizzano questa forma d'arte, questo mezzo. Io penso che sia molto importante, è un mezzo anche per conoscersi e per migliorare l'un l'altro. E grazie ai vari feedback, uno con l'altro, non importa se uno fa cover, gameplay, video umoristici, però ognuno può dare la sua senza a priori scrivere ma vaffanculo, sì, non è costruttivo, ma allora almeno scrivi perché lo mandi quel paese la persona, spiega il motivo, avete capito? Sì, penso che avete capito. E niente, i canali che vi volevo porre sotto attenzione sono i seguenti. Uno è The Crazy Scare. The Crazy Scare è un canale, diciamo, abbastanza un canale tematico sul gameplay, survival horror, insomma tutorial di giochi horror, tutorial custom play, sì, insomma, dei commentary. Sto ragazzo che gioca partite, commenta, molto simpatico, molto divertenti. E ovviamente, dato che tante volte lo fa live, a volte prende proprio paura sul serio, è divertente magari vedere la sua faccia. Adesso ci sono pochissimi video perché ha cancellati, pur adesso ne ha inseriti e cose, ma vedrete che più avanti farà sicuramente delle cose leggendarie. Vi ricordo The Crazy Scare, questo è il suo nome. E niente, iscrivetevi, prima dateci un occhio e niente, poi passiamo a Electro Vito Wow. Fa un po' di tutto, anche lui fa gameplay, fa delle intro veramente belle, veramente bello, anche in 3D con tutti degli effetti particolari. Chissà, magari potete anche richiedere un intro se la può fare per il vostro canale, però so che è sempre molto impegnato, quindi magari gliela dovete richiedere, poi vediamo col tempo, magari riesce a farvela. E comunque dovete parlare con lui su questa cosa adesso. Comunque le fa veramente bene e oltretutto fa anche dei tutorial di programmi, per esempio come passare un'immagine, trasferirla da Photoshop, passarla a Cinema 4D e vari altri programmi. Niente, Electro Vito Wow, vi ricordo di nuovo questo nome, iscrivetevi, anche questo è un ragazzo molto intelligente. Io vi ripeto, iscrivetevi non solo per i video che vedete, ma anche dialogate con tutte queste persone e scoprirete un mondo nuovo. E niente, passiamo al terzo. Il terzo, Super Mr. Frederick. Super Mr. Frederick è un canale che di cui sono iscritto da tempo. Mi piace perché è stimolante vedere la passione che ci mette e come fa certi video umoristici. E poi è un umorismo un po' tra il cinico e il bizzarro. Per esempio, adesso ha fatto dei video dei Garry's Mod, dei Fail. Ci sono tutti questi personaggi che si muovono con tutti, deambulano tutti così, che sembrano sembrano tipo degli zombie. Oppure fa facciamolo alla brace, allora si vede l'omino con sopra la brace che scoppia, che esplode, oppure teste che si gonfiano e cose. E poi fa tutte le scenette, ci commenta sopra, molto divertente e un po' strambo, come è quel strambo che piace, almeno a me piace, poi
si sa, tutto relativo, ci date un occhio. E beh, non fa solo questo, fa anche gameplay, fa tra virgolette cose più serie, però sempre con il suo tocco particolare, quindi vi ricordo Super Mr. Frederick. Però non posso non ricordarvi che prossimamente sul mio canale, il canale Svidogame, di cui spero vi iscriviate sempre più numerosi, per ora ci sono soprattutto cover e pochi video umoristici, diciamo, ma più avanti ci sarà questo gioco che sto preparando da molto tempo, che si chiama per l'appunto Avventura Spaziale. Forse nel mio video avete già visto quei due o tre trailer che ho messo di anticipazione. Ci vorrà molto tempo perché è una cosa che richiede molto tempo, tramite musica, immagini, video, è una cosa molto multimediale, poi con tutte note interattive, ecco. Quindi è una cosa che ci vuole molto tempo perché sono tutti, e poi saranno più di 300 video questi gioco, quindi io spero vivamente che quando sarà tutto pronto voi ci giochiate. Avventura Spaziale, tenete in mente, il titolo è semplicissimo, anzi il titolo è un po' una cagata, però vabbè, il titolo è quello, è più chiaro di così. Se volete darci un altro senso, potete darci un altro senso, nel senso, come fate? Volete davvero avere un'avventura spaziale? Chi non vuole vedere un'avventura spaziale? A me piacerebbe avere un'avventura spaziale, per esempio con qualche bellissima gnocca. No, vabbè, a parte quello. No, qui non si parla di avventura spaziale in quel senso, ma si parla di pianeti, in pianeti, di astronavi, di personaggi assurdi e tante tante stramberie. Ma vedrete, adesso io parlo adesso, che poi sarà pronta tra qualche mese. Quindi, e poi sto parlando troppo, come al solito parlo troppo. Quindi è meglio chiudere. Quindi vi ricordo i canali di cui ho fatto una piccola pubblicità. Lo so che dopo loro mi diranno, potevi anche fare a meno di fare questa pubblicità perché fa cagare. Certo, me lo diranno in tono ironico, però spero ugualmente che gli faccia piacere. Vi ricordo, The Crazy Skirt, che pronuncia bestiale che c'ho. E poi Electro Vito Wow, and then at last but not least Super Mr. Frederick. Ok, ciao ragazzi, Svidogame, io sono Svidogame, iscrivetevi anche a Svidogame, il canale che non è mai banale.